Pronto, pronto, pronto. Presidente Prandini? Ecco, Eccomi. sì, lei mi sente perché capisco che mi risponde, però io non la sento, ma questa incomunicabilità direi che tra poco dovrebbe essere risolta. Lo Allora, auguro. no, io stavo in maniera molto sintetica introducendo, diciamo, il motivo di questo lungo convegno, di questa giornata che passeremo assieme, e il tema è turismo, cultura, territorio e agricoltura. E appunto, visto che tutti sono ansiosi di ripartire, cercheremo oggi di dare qualche idea, di trasmettere qualche prospettiva, qualche scenario futuro. Allora, lei mi deve correggere se mi sbaglio, però mi ricordo che un suo collega predecessore, Marini, a Bari, presidente Marini, fece per primo un discorso in cui lanciò con grande energia, grande convinzione, il rapporto essenziale tra l'agricoltura, la cultura e il turismo, no? Assolutamente. È una cosa che adesso per noi appare del tutto evidente, nel senso che sono due elementi che si tengono a vicenda. L'agricoltura può dare moltissimo al turismo perché naturalmente cura il paesaggio, la storia, eccetera, e in più offre tutta una serie di strumenti enogastronomici che attirano, e viceversa, e viceversa. Quindi io le cedo la parola perché, partendo lei da un mondo che ha sofferto moltissimo in questo periodo, ma che comunque, se ho capito bene, è uno dei pochi che tiene botta dal punto di vista dell'occupazione, eccetera, eccetera, si è corrugato la fronte. Capisco che anche voi avete avuto una crisi pesante, però pensi al resto, Sì. pensi al resto, va bene? Ecco, lei è il primo che apre questo convegno e con lei partiamo proprio dal cuore del problema. Prego. Intanto iniziamo a dire che lei toccava un tema sicuramente centrale, che è quello di saper coniugare oggi più che mai quelle che sono le forze che possono essere un'opportunità per la ripartenza del paese stesso. Cioè, nonostante il turismo e la cultura, per tutto ciò che può offrire, sono stati fortemente penalizzati nell'anno della pandemia, con dei dati che sono a dir poco preoccupanti, perché quando perdiamo 57 milioni di turisti nel nostro paese, è chiaro che creiamo anche un danno in termini di indotto che supera i 27 miliardi di euro. E tutto questo però è focalizzato solo sul turismo. Noi invece dobbiamo allargare per capire da una difficoltà quella che può essere invece, come dicevamo, la ripartenza in termini di opportunità. Quindi mettere a fattor comune il ruolo che la ristorazione, il turismo, la cultura, l'enogastronomia possono offrire come ulteriore elemento di offerta ai turisti che provengono da tutto il mondo e ricreando anche una condizione di riscoprire quello che è il valore aggiunto non solo delle mete turistiche, quelle principali, ma anche quelle mete turistiche come tutte le aree montane, come tutti i borghi che noi abbiamo, che sono un patrimonio unico che possiamo offrire in termini di offerta di carattere turistico ai cittadini che appunto provengono da altri paesi. Abbiamo più di 5.000 borghi nel nostro paese. Se noi andiamo a fare un'analisi puntuale rispetto ai 5.000 borghi che abbiamo, 5.498, e contestualmente andiamo a vedere quelli che sono i prodotti che il mondo ci invidia perché sono unici per quegli stessi territori, ne abbiamo più di 5.200. Quindi le due cose combaciano e quindi diventa un'esperienza che possiamo offrire di carattere, da un lato culturale, nell'offrire la bellezza che il nostro paese ha, unica, che il mondo ci invidia, accompagnata da quello che è un valore enogastronomico, che può essere l'offerta successiva che facciamo vivere a quei turisti appunto che vengono a visitare il paese stesso, con un obiettivo ulteriore, che è anche quello di saper utilizzare le risorse in modo puntuale, non solo quelle del recovery, perché tutta la discussione che noi oggi abbiamo in termini di attenzione
è rivolta alle risorse del recovery che dovremo utilizzare con puntualità, ma il nostro paese purtroppo si contraddistingue anche nel non sapere utilizzare le risorse che spesso e volentieri già l'Europa ci mette a disposizione. Parlo per il settore agricolo, noi abbiamo tantissime regioni che sui piani di sviluppo rurale restituiscono soldi all'Europa perché non li hanno spesi negli anni in cui devono essere impiegati. E anche a questo io penso che sia un lusso che il nostro paese non si può più permettere. E utilizzare queste risorse per abbellire ulteriormente quelli che sono i borghi che ci appartengono, collegati a quelle che sono quelle esperienze legate anche al comparto agricolo, ad esempio tutto il tema dell'enoturismo, può diventare una grande opportunità ulteriore per valorizzare appunto le eccellenze che il nostro territorio può rappresentare. E ancora lavorando insieme, cioè mai come oggi noi dovremo riuscire a creare un connubio di sinergie in termini di offerta, di collaborazione, di lavoro che dovremo mettere a frutto nel far ripartire la ristorazione, nel far ripartire il turismo nel nostro paese, anche perché nonostante noi siamo rimasti fermi, lo vediamo ancora anche in queste settimane, anche durante il periodo della Pasqua, altri paesi, altri stati membri hanno lavorato, hanno riaperto, e questo ha creato anche una condizione per la quale il valore economico diventa un moltiplicatore legato ad esempio delle esperienze che possono essere connesse rispetto a quello che poi il valore delle esportazioni, ovviamente in questo caso parlo di agricoltura, legate al cibo e legate all'agroalimentare stesso. Noi salutiamo sicuramente positivamente il fatto che l'agroalimentare nel 2020, nell'anno della pandemia, è cresciuto dell'1,7% in termini di esportazioni, ma abbiamo paesi, e faccio riferimento in questo caso alla Spagna, che è nato da più fattori. Chiaro che c'è anche un tema infrastrutturale, ma c'è anche un tema legato al turismo che è rimasto più aperto rispetto a quello del nostro paese, dove sono arrivati a toccare delle punte legate alle esportazioni superiori al 5%. Ecco, questi sono degli elementi chiari sui quali noi dovremmo riflettere, immaginandoci sempre di più di rappresentare al meglio quelle che sono le opportunità che il nostro paese può avere nel evidenziare la distintività, la biodiversità, far vivere il paese non solo in determinate stagioni, soprattutto per quanto riguarda anche un turismo legato alle aree interne, prima parlavamo di montagne, non solo nel periodo estivo, nel periodo invernale, ma creare delle iniziative, delle occasioni per le quali il turismo venga fatto vivere in tutti e 12 mesi dall'anno. Sotto questo punto di vista, come Coldiretti, noi siamo a totale disposizione in termini di collaborazione con tutti quelli che insieme a noi vorranno aprire questa nuova possibilità nel far ripartire in modo significativo quello che è il turismo del nostro paese. Presidente, la ringrazio. E allora, io mi sono preso degli appunti rispetto a quello che lei ha detto, perché trovo, dal mio punto di vista, povero che non è che ho degli elementi oggettivi in mano, ma semmai qualche esperienza soggettiva, che ci sia, diciamo così, che ci siano molte idee possibili da realizzare. Allora, innanzitutto, le aziende agricole, molte di quelle di Coldiretti, sono multifunzionali, cioè al di là della produzione vera e propria, hanno anche una molto spesso, insomma, si allargano all'agriturismo, all'accoglienza, eccetera, eccetera. Ripartire in sicurezza sta diventando praticamente quasi un proverbio, però concretamente vuole dire ripartiamo all'aria aperta, ripartiamo sul territorio. Quindi il connubio tra agricoltura e turismo mi sembra che possa davvero come dire, adattarsi perfettamente al nostro immediato futuro. Lei poi ha fatto un altro accenno fondamentale e nella giornata di oggi ci torniamo, e cioè alle mete turistiche marginali che in qualche modo possono essere coinvolte da questo connubio tra agricoltura e turismo, cioè tra i tanti paesi. Lei ha nominato i borghi, i 5.000 borghi. Poi ha detto un'altra cosa, non solo recovery, perché comunque le regioni si devono svegliare e le regioni devono cominciare a spendere i soldi dell'Europa,
indirizzandoli a degli obiettivi precisi. Io penso al greening, cioè a tutto quello che sta a metà tra l'agricoltura, il paesaggio e quindi il turismo e la produzione. Poi mi ha dato una bella notizia, ho qualche amico che ha la cantina e purtroppo con la chiusura dei ristoranti il suo vino ancora ce l'ha in casa, adesso speriamo che invece lo possa cominciare a venderlo e il discorso delle esportazioni è assolutamente importante. Io la ringrazio per questo, ci ha dato un primissimo contributo che in qualche modo ha squarciato il velo sul tema di oggi. Grazie mille, Presidente. Grazie a lei e ci tengo a sottolineare che lei ha toccato un tema che è assolutamente centrale, la sicurezza. Io penso che mai come oggi tutti gli esercizi, dalla ristorazione agli agriturismi, possono garantire questo elemento legato alla sicurezza, legato ai distanziamenti, legato all'attività all'aperto, e quindi la cosa importante oggi è dare ossigeno a queste attività, perché diversamente noi rischiamo veramente di perdere un patrimonio unico. L'agroalimentare insieme al turismo sono l'ambasciatore vero di quelle che sono le nostre eccellenze che poi portiamo in tutto il mondo. È per questo che mai come oggi dobbiamo fare una sinergia nel lavorare insieme, nel collaborare insieme per far ripartire il nostro paese. Grazie a voi per avermi invitato. Grazie a Ettore Prandini, presidente Coldiretti. Grazie mille anche per le cose concrete che ci ha raccontato.